Ehi, la ciurma! Io sono Mazzetta e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Alien Breed Impact. Stavo per dire Spore Galactic Adventures, forse di giocare a quello mi è rimasto in testa. Non mi ricordo più che cosa dovessimo fare in realtà, ma possiamo controllare su... No, non su Start, ma su Select. Allora, seguire le direzioni indicate per la chiusa d'aria. Ok, avevamo liberato le due serre dai problemi, diciamo, di infestazione di gas tossici. E anche... Oddio, che spavento. E anche da quegli stupidi... generatori di larve, quelle uova di larve, alla fine. Eccola. Non l'ho vista, porca miseria. Mi rimangono pochissime munizioni, porca paletta. Non l'avevo vista quella pianta. Qui bisogna fare davvero molta attenzione. Eccone un'altra là di pianta. No, perché non mi fa il coso in mezzo? Key card required. E qua è bloccato, come ci arrivo di là? Forse devo far detonare quell'affare. Ah, c'è una porta di qua, ottimo. Oddio! Allora, no, quelle sono morte, ma qua ce n'è di vive. Questa. Questa. Ho bisogno di munizioni. Dammi munizioni, ti prego. Nulla di interessante. Vaffanbrodo. Qua ci sono altre di quelle larve idiote. Ok, abbiamo trovato la chiave magnetica. 10 munizioni a lancia ionica. Sì, ma io non la uso la lancia ionica per ora. Allora, dobbiamo accedere di qua, quindi. Keep card required. Allora, la chiave magnetica ce l'abbiamo. Vabbè, poi... Cos'altro? 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 Qualcun altro vuole venire? Porca paletta. Ah, questo tra l'altro non l'avevo neanche ancora distrutto. Dammi qualcosa, ti prego. Kit medico piccolo, almeno ci possiamo curare un po'. Non ho praticamente più munizioni, ma... No, queste sono... Ah, quelle le ho distrutte, ma l'altra no. Quella neanche era distrutta. Questa.
Corpo umano, dammi delle munizioni. 500 crediti, non me ne faccio un Kaiser dei tuoi crediti. Salvo andare a ricomprare delle munizioni in giro, ma... Di nuovo un kit medico. Sì, per carità, sono molto utili, ma... Se non ho munizioni... Non vado da nessuna parte. Oh, de... Stiamo finendo brutalmente le munizioni. Cribbio, che male. Munizioni. No, come nulla di interessante. Abbiamo solo più 270, quello è bloccato, dobbiamo passare di qua per forza. Ok, queste sono morte. Là c'è la scossa, quindi direi anche di... No, qua... Eppure... Santi nomi, non abbiamo più munizioni, 88 ce ne sono rimaste. Porca la pupazza. Ok. E adesso che siamo critici di munizioni, granata stordente, ma... Se l'Intex non ha più munizioni perché le abbiamo comprate tutte? Come nulla di interessante. 500 crediti, abbiamo venduto praticamente tutte le armi per avere soldi e adesso trovo solo soldi. Forse conviene fare una ritirata strategica sul terminale Intex e andare a ricomprare roba. Ok, non ci sono più munizioni per la nostra arma principale, ma almeno qualcosa lo troviamo. Prendiamo un po' per il cannone, non lo so, per... Oddio, no! Dovevo passare di qua, idiota che sono. Dov'è che era il terminale Intex? Giù di qua? No. Dov'era? Mi ricordo anche più dove era. Ah no, si è rotto, non posso più andare al terminale Intex. Era il passaggio qua sotto. Sì, ma mi è esploso quando sono passato. Eh sì. Eh sì. Porca miseriaccia. Tanti soldi, ma nessuna munizione. Alla fine che ci moriamo qua. Là c'è un corpo umano, potrebbe avere qualcosa di interessante. Vediamo quanto ci rimane qua. 67 colpi del cannone, 10 della lancia ionica e vabbè la pistola che prendo. Ok, sta lancia ionica fa un male cane, ma... Io andrei di cannone per ora, più che altro.
mettermi la Intex? No. Nulla di interessante, ovviamente. Con questo devo però giocare molto 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 bene i colpi che sparo, perché... non posso sprecare. Otto munizioni e il cannone, che è già comunque una... discreta cosa. Non sono le munizioni che preferisco, ma almeno sono munizioni. Sì! Fucile d'assalto! Oh sì! Ok, Dindi. Nulla di interessante. Ah, io dove devo passare, tra l'altro? Qua sotto abbiamo esplorato, sì, ed è tutto bloccato. Ma quindi dov'è che devo andare io alla fine? Di là, ma di là è tutto chiuso. Ah, oddio. Devo passare proprio la gente. Oh, Dio. Me l'ero persa quella, me l'ero persa. Ok. Una telecamera, lol. Un terminale Intex. E... una cliente che non avevo, a cui non avevo fatto caso. Oh. Munizioni, dammi munizioni, Plox. Sì. Anche di lanciafiamme, cosa dite? Non lo so. Quanti medikit abbiamo, più che altro? Allora, granata stordente non la uso, quindi posso vendertela. Ma comprerei anche altre munizioni. Le lanciafiamme, per esempio. Allora, quelle che ho, quelle che ha le compro. Compro tutto. E salviamo i progressi qua. Ok. Visto che abbiamo pochissime munizioni, meglio comprare tutte quelle che ci sono. Oddio! Access denied. Ma come access denied? Ciao belli! Ho appena comprato del piombo crudo però... Oddio! Oddio! Oddio se mi hanno preso giù con violenza. Io per non sprecare munizioni ci sono andato piano. E se poi cos'altro, porca di una miseria. Ci credo poi che finiscono tutte le munizioni qua alla fine. Cioè insomma è una cosa incredibile. Oh, altre 200 munizioni, ma ne ho comunque un niente. Nulla di interessante, grazie. Bella storia. Su di qua forse ora, No, là è bloccato. Devo tornare di qua, quindi. Sì. Ci sarà qualche portello, no, di là. Sì.
Ah, era tutta ambientale, già. È vero, me l'ero dimenticato questa parte, perché effettivamente di là dobbiamo per forza essere muniti in questa maniera, altrimenti non ci fanno passare. Avete visto quello scanner prima, no? Adesso dovrebbe scannerizzare, vedere che va tutto bene, che siamo a posto. Access granted. Ok. Ah, perché sta zona qua ora è praticamente tutta distrutta. Oddio. Qua ci moriamo di brutto, volete vedere? Volete vedere che ci moriamo di brutto? No. Aspetta. Punto per ossigeno. Vai, 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 vai. Perché l'ossigeno è quel che l'è. Punto per ossigeno. Vai. Console ponteggio. Attendere, attendo. Cosa attendo qua che ci muoio? Ponteggio alzato, buona giornata. Bella storia. Qua siamo nel vuoto siderale, quello mi dice buona giornata. Un Kaiser, buona giornata. Un Kaiser. No, quella è bloccata. Questa è tutta la zona, vedete, che è stata invasa da quegli annunculi da strapazzo. Allora, andiamo a prendere l'ossigeno, che sennò ci moriamo di brutto. Passare di qua ora. Oddio, ho pochissima vita. No, dove devo andare? Dove devo andare? Perché mi è esploso praticamente tutto il mondo in faccia. Punto per ossigeno, punto per ossigeno. Damose, damose, damose. Ok, siamo al sicuro. Capitolo completato, quindi. Siamo riusciti ad arrivare alla zona dove è stata praticamente aggredita la nave, dove è stata colpita la nave. Ecco, dove è sfasciata del tutto. Calcolo punteggio. Yeah. Salviamo su questo. Sì. Respond. Rispondi. Conrad, stiamo entrando nell'atmosfera del pianeta ora. All'attuale velocità calcolo che abbiamo circa 6 ore prima che ci scontreremo contro la superficie. Hai trovato qualcosa? Non ho le mappe delle navi spaziali fantasma nella mia tasca. Vabbè, non sono riuscito a tradurlo tutto. Capisco, Conrad. Attacca il tuo modem al terminale e riconnettiti da un qualsiasi cavo rotto. Dovrebbe essere sufficiente per controllare la mappa della nave fantasma. Dovrebbe non mi tranquillizza molto. Guarda, non abbiamo molto tempo. Contattami appena possibile. Non abbiamo molto tempo da poter parlare. Bien. Mi puoi ancora sentire, Conrad? Sì.
Ok, d'accordo, Mia. Ma noi ci vediamo nel prossimo episodio a questo punto in cui affronteremo questa zona della nave fantasma. E niente, io vi auguro una buona giornata. Abbiamo quasi finito i med kit medici, tra l'altro. Kit medici. Vi auguro una buona giornata. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!